di noi stessi. Siamo sempre stati una maggioranza, una minoranza, chiedo scusa, questo era quello che si suole dire, un wishful thinking, un pensiero speranzoso. Siamo sempre stati una minoranza piena di idee, che ha creduto che la collaborazione che tante volte ci avete proposto non fosse solo una parola ma un percorso. Noi da marzo vi offriamo collaborazione. Da 7 mesi a questa parte vi abbiamo proposto delle ricette che non hanno funzionato solo in Italia quando noi eravamo al governo, ma che stanno funzionando in questo momento in altre parti d'Europa dove purtroppo si sta affrontando lo stesso delicato, drammatico momento pandemico. Mi creda, noi non siamo qui per fare polemica, ci rendiamo conto della difficoltà, soprattutto qui, soprattutto ora, soprattutto in questa fase, di combinare le ragioni della salute, le ragioni della prevenzione, del principio di precauzione con le ragioni dell'economia. Ma proprio per questo motivo le diciamo, signor Presidente, guardandoci negli occhi, guardando tutti i colleghi del governo negli occhi, abbiate il coraggio di dire la verità. Questa non era, signor Presidente del Consiglio, la verità dei numeri sinceri. Non era la verità di 7 mesi passati non nella previsione fattiva e proattiva della seconda ondata. Quello che lei ci ha raccontato era la narrazione di un momento che dobbiamo affrontare, di un momento che dovremmo affrontare insieme. Tanti, a partire dal Presidente della Repubblica, invocano margini, sempre nel rispetto dei reciproci ruoli. Ma lo ripeto, la collaborazione non è complicità. Nel momento in cui lei ci propone il testo di un DPCM già firmato, già predisposto, già scritto, su cui lei ha fatto una telefonata 5 minuti prima di fare una conferenza stampa, io le prometto, noi non glieli spoileriamo i provvedimenti, non la facciamo prima di lei la conferenza stampa, però ci dica per piacere con un po' di anticipo quali sono i contenuti dei suoi provvedimenti, magari prima di chiuderli, magari per permetterci di mettere dentro delle cose che potrebbero servire al paese, perché noi lo ascoltiamo il paese. Non abbiamo il pensiero arrogante di ascoltare il paese in regime di monopolio, ma lo ascoltiamo con molta attenzione, così come abbiamo ascoltato lei, signor Presidente. Lei ci ha detto, ha fatto un'elencazione di questioni inerenti alla sanità che sembrerebbero funzionare. Ma allora io le chiedo, per quale motivo, notizie dal mondo reale, ci sono 8-10 ore di coda ai drive-in per fare i tamponi e i medici di base ancora lamentano quelli che lei ha ringraziato, ma il migliore ringraziamento è metterli in condizione di fare il loro mestiere in condizione di sicurezza per dare una mano a tutti noi. 181 vite di medici e operatori sanitari sono sufficienti. Noi dovremmo avere già imparato come affrontare questa pandemia. Noi, uso un pluralis maiestatis per evitare che lei pensi che per noi il concetto di offerta di collaborazione sia una parola come lo è per voi. Per noi continua ad essere un percorso. Per quale motivo, quando voi ci avete detto nel decreto rilancio che avreste aumentato il numero delle terapie intensive a 3.500 e il numero delle terapie subintensive, io guardo il viceministro Sileri perché con lui abbiamo parlato, a 4.200, noi vi abbiamo creduto. È una parte del provvedimento su cui vi abbiamo dato sostegno. Perché sono solo 1.300? Perché sono solo 1.300? Un'opposizione ha il dovere di chiedervi perché avete perso 7 mesi di tempo. E una maggioranza ha il dovere di spiegare perché questo tempo è stato sprecato. Voi avete promesso dicendo di avere le risorse e su questo sinceramente non capisco per quale motivo, signor Ministro, lei abbia così paura del debito quando parla del Fondo Salva Stati come 620 miliardi di scostamento che voi avete fatto sulle spalle degli italiani con tanto di interessi non fossero debito. Se il SURE dove il nostro paese non fosse debito.
come se il Next Generation EU, e sottolineo Next Generation perché può essere il provvedimento che lancerà l'Italia in una nuova fase di ripresa e di rilancio dei consumi, o potrà essere il provvedimento che caricherà sulle generazioni future montagne di debito. Ma anche Next Generation EU è un debito, signor Presidente del Consiglio, con un tasso di interessi molto più aleatorio del Fondo Salva Stati. Ci avevate promesso 81.000 medici e operatori sanitari, ce ne sono a stento 30.000, dove sono finiti gli altri? Lei parla di concorsi, signor Presidente, parla di scuola come di un successo, ma è vero, io sono d'accordo con i colleghi che dicono che la scuola è un luogo sicuro, certo se vengono applicati i protocolli di sicurezza, ma i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli operatori della scuola sono i nuovi eroi, si devono arrangiare, avete caricato su di loro, sulle loro spalle, un peso di responsabilità straordinario. I nuovi concorsi, visto che purtroppo le piante organiche sono quasi significativamente vuote, nel senso che dicono di non poter fare l'alternanza oraria, di non poter porre in essere quello che lei raccontava, perché non ci sono le persone, non ci sono gli insegnanti, o ci sono insegnanti fragili che non sono in grado di svolgere quel ruolo. Signor Presidente, queste sono le notizie dal mondo reale. La scuola è sicura, non occorre chiuderla come hanno fatto certi presidenti di regione, e non bisogna dar loro l'alibi di farlo lasciando il trasporto pubblico locale in quella condizione indecente in cui versa. 85% di copertura del trasporto pubblico locale, signor Presidente del Consiglio, significa stipare come sardine mascherate. 30 milioni, sono 30 milioni i pendolari che si spostano tutti i giorni, 8 milioni di studenti più 1 milione di personale scolastico che si alza tutte le mattine per andare a scuola. Non li possiamo mettere sugli autobus, sulle metropolitane, sulle corriere, non incontrano il non lo pensa il Comitato Tecnico Scientifico, visto che ci sono state anche delle recenti dichiarazioni da parte di componenti del Comitato Tecnico Scientifico che dicono per prime che non sta andando tutto bene, anzi molte cose stanno andando decisamente male, fatevi aiutare a risolverle. Allora, il trasporto pubblico locale non basta, perché non è vero che in media 3% della capienza, è come dire lei riconosce i polli di Trilussa, è come dire che lei mangia un pollo, io mangio 0 polli, abbiamo mangiato mezzo pollo a testa, non è pollo, è l'80% quello che conta, salvo che voi non pensiate che sveglia a mezzanotte, come Catherine Deneuve, vada solo subito, signora, chiedo scusa, vada solo in locali affollati, mezzi propri. No, il Covid è ovunque e la più parte del contagio sta proprio in quei luoghi che non possono essere evitati e dove purtroppo l'affollamento e la promiscuità non è stata oggetto di regole di sicurezza. Tante cose avrei ancora da dirle, purtroppo il tempo è breve. La prego, torni, perché noi sappiamo che il testo di questo DPCM è già obsoleto. Siamo sicuri che il prossimo fine settimana ci vedremo ancora, anche se non direttamente, noi la seguiamo sempre con molta attenzione, è una sorta di sequel per noi aspettare la sua conferenza stampa. Ci auguriamo che la prossima settimana sia di nuovo qui, perché, signor Presidente del Consiglio, mi creda, ho veramente tante cose da dirle. Lascerò al collega Saccone e ai colleghi che seguiranno una serie delle tante cose che vorremmo portare alla vostra attenzione in un'ottica costruttiva, non destruente. Signor Presidente del Consiglio, nessuno si salva da solo. Si ricorda le parole del Santo Padre? Nessuno si salva da solo. La prego, e con questo chiudo, signora Presidente, non ritenga di poter andare avanti con la narrazione del grande timoniere che porta il Paese fuori dalle secche della crisi economica, sociale, sanitaria. Non ci si salva purtroppo nel vicolo buio della paura infinita.
Noi non vogliamo e non permetteremo che si strumentalizzino stati d'animo come la paura, la rabbia, l'incertezza dei cittadini italiani. Noi ci saremo, ma solo per essere costruttivi, solo per esserci con le nostre proposte, con i nostri programmi, con l'aiuto che abbiamo sempre dato al governo e non smetteremo mai di dare, ma il governo ce lo deve riconoscere. Grazie.